va bene, me la vedo io. Ok, ciao. Allora, dobbiamo fare una lista di tutte le cose che servono. A disposizione. Prendi carta e penna. E non ce le abbiamo. Allora, scrivi carta e penna. Che altro serve? Basta. E là? Ehi, ciao! Finalmente! Scusa, ma Rachele non c'è? Rachele non è venuta più. Perché? Perché sta incasinata, si sta lasciando con il marito. Rachele e Giuseppe stanno divorziando? Sì. Scusami, perché non ci posso credere? Ma di chi è la colpa? Del marito. Ma tu non la sai la novità? No. Un pomeriggio si è ritirato un'ora prima senza avvisare. Ma vabbè. Ma di tutti. Ciao! Che bello! Ma se la cerca, no? Senti, in inglese come stai messo? Eccellente. Eccellente. Che mi ha dato questo verbale che devo fare io, tradurre tutto in inglese. Cioè, voglio dire. Vabbè. Senti, dunque, Romina, accendi lo stereo. In inglese come si dice? Ah, Romina, accendi lo stereo. È facile. Romina Power. Sì. Chiedo scusa, comandante, in inglese come sta messo? Inglese? Alla grande. Dimmi. Come si traduce in inglese? Fuori dalla finestra c'è un uomo di colore. Fuori dalla finestra c'è un uomo di colore. Blackout. 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 A proposito, collega, scusa, approfitto pure io. Come stai messo con lo spagnolo? Sì, spagnolo alla grande. Come si dice in spagnolo? Le noccioline sono buone. Le noccioline buenas noches. Altrettanto anche a te. Buenas noches. Allì. In inglese come stai messo? Mastico. Senti, sto facendo questo verbale qua, non tanto capisco. Che significa it's a secret? È un segreto. Cazzo, non ti nervosire, non... C'è solo una... l'ultima cosa poi me ne vado, no? Dimmi. Che significa... It's a secret. È un segreto. Chiedo scusa, ma che significa in italiano it's a secret? È un segreto. È un segreto, un segreto, un segreto, non lo so. Cioè, io lo devo fare il verbale, non è che lo dovete fare voi. Devo le cose e poi non lo so, lo dite anche a me, però. Cioè, tutti lo sapete tranne che io, eh. Allora, tranne.